Ditelo ad RGS. Filo diretto sui fatti della tua città. Alle 8.41 ancora qui su Ditelo RGS in contemporanea con TGS del RGS. Ancora buongiorno a parte del signor Di Stefano, Alessandro Ferraro, e continuiamo con le vostre storie, le vostre segnalazioni. Alessandra. Caltanissette più differenze e meno spendi, buone notizie per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti a Sutera, e ne parliamo proprio con l'assessore all'ambiente del comune di Sutera, Nino Pardi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, un progetto, un'iniziativa che sta andando molto bene, cioè chi differenzia i rifiuti risparmia sulle tasse. Sì. Praticamente è un progetto nato l'anno scorso a maggio, nel 2014, siamo partiti veramente 2 anni prima, però operativamente a maggio del 2014 e abbiamo fatto questo progetto che si chiama 1-1, è una metodologia. È una metodologia che si chiama 1-1 e che fa sì che ai cittadini gli si dia un bollino da mettere appunto nella spazzatura, noi facciamo raccolta porta a porta, e quindi da questo bollino viene poi nella nostra isola ecologica, che ormai si chiamano centro comunale di raccolta, vengono pesati, e quindi ogni cittadino sa quanto produce di indifferenziata. Questo assessore, qualche ciclo, dato sì, su come sta andando questo allora progetto. Glielo do subito: noi abbiamo fatto 100 tonnellate in meno rispetto all'anno precedente di indifferenziato, ciò significa minor costo, e questo minor costo noi lo ribaltiamo ai cittadini, nel senso che, nel senso buono questa volta, cioè li restituiamo sotto forma di bolletta. Abbiamo fatto il regolamento e il regolamento ci dà, diciamo, la quantificazione del risparmio. È sicuramente un'iniziativa che dovremmo copiare anche qui sì, a Palermo, sì, comunque sì, negli altri comuni della Sicilia, perché incentivare il rispetto dell'ambiente è sicuramente la strada giusta. Avere di ritorno poi anche un qualcosa nella bolletta penso che sia il massimo. Grazie all'assessore all'ambiente del comune di Sutera e noi...